Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2012 e dopo aver visto la prima prova della carriera e soprattutto, cioè nello specifico della sfida campionato, oggi vorrei andare a vedere con voi un'altra cosa. E cioè vediamo qui un po' anche le altre modalità che si trovano in banco di prova. Allora, in carriera avevamo visto che c'era il test per giovani piloti, che è quello che abbiamo fatto nei primi due video. Sfida campionato, che è quella dell'ultimo video. Carriera ho visto solo da qui, quindi penso che sia il campionato normale, ma più che fare questo oggi vorrei andare a vedere appunto banco di prova, dove c'è prova a tempo, ok, non penso sia normale, prova a tempo, controtempo, quindi qui per prendere metà con le classifiche, penso sia ok, perfetto, una cosa per vedere le classifiche online anche, ok, ho capito che non sono collegato. Modalità campione, che è quella che avevamo visto nel secondo video, che avevamo provato a sfidare, ecco qui, il ritorno dell'uomo di ghiaccio. Io direi di fare, anche se volete vedere qualche video, vorrei fare anche questi qui in, diciamo, in video, se ci riusciamo. Vorrei partire proprio dalla prima sfida. Ditemi voi se magari vi interessa anche vedere queste sfide o meno. Facile, media o difficile? Io direi di buttarci sul media, come avevamo fatto prima, solo che adesso, se, eccolo qui, se non sbaglio ho tolto la il controllo della trazione, lì ho messo medio, quindi vediamo un attimo se riusciamo a rifare questa sfida. Magari se è un po' più breve farò un video per ogni singola sfida, sia che vada a buon fine che vada o che vada male, quindi, perché come detto questi video non sono per far vedere quanto sono paua nel guidare, perché non lo sono, quindi è solo per così fare qualche garetta insieme, ok? Gara Spa. Sì. Kimi Raikkonen è in settima posizione. Siamo noi, cioè no. Si è lamentato noi siamo degli l'altro. Pneumatici per tutto il weekend. Ecco il suo compagno di scuderia alla guida dell'altra Lotus Renault. Te lo faccio vedere come si guida. Ma dispone di un nuovo treno di gomme Credo che possa recuperare posizione. Hai voglia. In zona punti e insidiare Kimi. Ma sì. Ci aspettano dei giri davvero emozionanti. Mo ce lo mangiamo, Kimi. Vai. Iniziamo con la modalità, cioè con la difficoltà media, anche perché dopo siamo all'inizio. Gioco preso da pochi secondi. Se troverai delle vetture lente, fai attenzione alla fase di sorpasso, non dovrebbero crearti problemi. Farci la mano. E naturalmente ho delle serie difficoltà con il pad a girare, perché un po' troppo sensibile. Qui spariamo tutto il kerz, tanto siamo sul rettilineo, quindi ce lo ricarica. Ok, perfetto. Attenzione qui, staccatona. Occhio lungo. Abbiamo preso un po' di detriti, ma va bene uguale. Possiamo cambiare qualche carburante. Attenzione, miscela elevata, normale, bassa. Mettiamo elevata. In teoria dovrebbe essere. Oh, carburante più 3 giri, in teoria con elevata dovremmo consumare un po' di più, però la macchina dovrebbe andare più veloce, tanto abbiamo più 3 giri di... Quindi questa parte è rimasta uguale allo scorso Formula 1. Merda, lungo. Non vorrei usare il flashback. Non perderlo di vista, potrebbe fare un errore e restituirci la posizione perduta. Merda, ok, uso il flashback, basta. Sì, riprendiamo direttamente da mezzo alla terra. Se sapevo lo usavo prima, maledizione. Sì, perché praticamente io i video li sto registrando uno dietro all'altro, quindi quello che avete visto è solo, cioè è tutto quello, tutto il mio gameplay. Non ho giocato altre volte, non ho fatto altre gare, non ho fatto altre prove, ma tutti i miei gameplay postati sul canale di Formula 1 2012 sono quello che ho realmente giocato, quindi devo ancora farci la mano, soprattutto con la trazione su media. Controllo di trazione medio. Elevata, ok, vediamo. Più 3 giri, quindi in modo tale da capire se abbiamo messo al punto giusto o meno.
a benzina si era elevata, Obama penso sia elevata, quella dove consuma di più ma va un po' meglio a livello di prestazioni nel motore. Ok, spariamoci tutto il KERS. Merda, lunghi, lunghissimi. Va bene, usiamo KERS anche qui a palate. Non fa niente, non fa niente, va bene così. Abbiamo fatto anche il giro veloce, attenzione. Vai così, dai che possiamo utilizzare il DRS. Dai che possiamo utilizzare il DRS. Non possiamo utilizzare il DRS. Bene così. Inchioda clamorosamente qui. Ottimo, dai che l'abbiamo. Prova a superarlo. No, maledetta sempre sta minchia di curva. Piano, 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 che qua ci rivotichiamo. Vai così che siamo negli scarichi di Rosberg. Curvone, curvone critico, curvone molto, ma molto critico, attenzione. Oddio. Attenzione, buttiamoci dentro, proviamo, no. È maledetto. Proviamo all'esterno e all'interno. Attenzione, sorpassone forse. Oddio. Con il pad è un attimo difficile. Ecco, quelle sarebbero fasi che con il volante secondo me sarebbero uno spettacolo. Perché puoi gestire i minimi spostamenti. E lì in curva, ad esempio, quando si è in due, cioè, come vedete, lo scarto è troppo con il pad. Quindi questo gioco è uno di quelli che si apprezza appieno con il volante, molto più di altri dove anche senza volante si riesce a giocare piuttosto bene. Ma che non stargli addosso, siamo in scia. Eccolo qui Raikkonen, ah bello. Vai subito così. Oh, attenzione, attenzione, momenti di panico, ho toccato il muretto. Un giro fantastico, stai guidando veramente alla grande. Oddio. Così fino alla fine. Ho un attimo sbagliato, ma va bene uguale. Attenzione ragazzi, siamo all'ultimo giro, siamo davanti al nostro compagno di squadra, quindi per adesso la sfida sta andando a buon fine. Cerchiamo di sfruttare queste curve al massimo. Occhio a questa curva dove vado sempre fuori, come naturalmente anche adesso, perché mi sembra giusto. Qui inchiodiamo in modo clamoroso, sgommiamo. Vabbè, prendiamola tutta la pista, ce l'abbiamo. Abbiamo finito il KERS. Attenzione a quel cordolo che è molto alto, quindi eviterei di prenderlo. Oddio. Chi ci abbiamo davanti? Schumacher. Oh, ma più che Schumacher, io starei attento al tipo dietro. Il nostro Kimi. Vediamo almeno di superare questa prima sfida. Perché se ci piantiamo già alla prima, immagino alle altre, perché in teoria la difficoltà dovrebbe essere bella ad aumentare. Quindi ok, bene, Kimi Raikkonen si starà ancora chiedendo se non sarebbe stato meglio fermarsi ai box per sostituire gli pneumatici, visto che il suo compagno di squadra è riuscito a sopravanzarlo sul traguardo proprio grazie a un treno di gomme più nuovo. Solo grazie a quello? Beh, molta fiducia devo dire che c'ha il tipo, eh. Questa è stata la bravura, il ritorno dell'uomo ghiaccio battuto con medaglia d'argento, perché penso che sia dato dalla modalità che abbiamo messo medio. Ok. Perfetto ragazzi, quindi io direi a questo punto far questo video piuttosto breve. Grazie ragazzi, grazie, bella, bella, bella. E fare questo video così breve per la sfida. Magari farò direttamente un video con la
L'altra prova, un altro video con un'altra prova, metalli preziosi, ottima cosa. E niente, tutto qui. Io do anche a voi se volete vedere queste sfide. Io magari adesso proverò anche la seconda. Io ancora vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao belli!